E salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi location un po' particolare perché non sto registrando dal solito posto, ovviamente, come molti di voi possono accorgersi seguendomi di volta in volta, ma sto registrando a casa di un mio collega universitario perché siamo in fase finale di sessione esami e di conseguenza è davvero un casino restare praticamente quel po' di tempo a casa o comunque con un po' di tempo disponibile per registrare in maniera tranquilla. Quindi volevo parlarvi della notizia player settimanale più importante che c'è stata per l'appunto negli ultimi 10 giorni a questa parte e non volevo aspettare oltre, per questo ho fatto questa scelta di registrare in maniera un po' azzardata anche se non nella solita location. Ebbene, oggi volevo avvisare tutti voi che mi seguite ormai su YouTube già da un po' di tempo, per chi non mi segue ancora qui su YouTube, vi invito ad iscrivervi al canale ovviamente per essere sempre aggiornati in ambito tecnologico e soprattutto quindi sul mondo Android. Ebbene, oggi proprio del mondo Android voglio parlarvi perché da 10 giorni a questa parte sono usciti due titoloni assurdi in ambito player, quindi due giochi molto importanti che hanno fatto la storia di ogni buon gamer, di ogni buon giocatore per l'appunto. Il primo gioco, un gioco abbastanza statico, io mi ricordo ci giocavo alle macchinette quando andavo a mare, spesso sui lidi, sulle spiagge, e non so se magari anche voi avete avuto la stessa esperienza player per questo titolo. Ovviamente voglio sapere la vostra qui nei commenti, quindi aspetto un po' di commenti che mi raccontano di voi e mi raccontano di dove avete incontrato per la prima volta questi due giochi, perché sto parlando del primo gioco importantissimo per ogni appassionato di giochi ed è proprio Metal Slug. E sì, bene, Metal Slug è stato rilasciato in maniera ufficiale e quindi non dobbiamo andarlo più ad emulare in alcun modo qui su Android, ma è stato rilasciato dal Play Store in maniera per l'appunto ufficiale, neanche quindi ufficiosa in preregistrazione o in qualsiasi altro modo, ed è gratuito per tutti gli utenti appassionati del gioco stesso. Quindi basta andare sul Play Store, scaricarlo e godersi il titolo. Come potete vedere, è molto fluido il gioco, molto simile a quello praticamente che giocavamo un tempo. Ovviamente, molto simile, non proprio uguale, perché la prima cosa che risalta subito all'occhio è il fatto che la grafica si è migliorata. Ovviamente, non è stile anni 2000 in cui praticamente le macchinette a stento avevano il cursore per muoversi. E quindi questo è un grande titolo che vi consiglio assolutamente di scaricare. Unica pecca, ci sto giocando da un po', unica pecca la pubblicità interna al gioco che non gradisco. Ovviamente mi raccomando, andate qui in descrizione perché oltre ai miei soliti link di Telegram, Instagram e Facebook, qualora mi vogliate seguire giorno per giorno, quindi nelle nostre avventure tecnologiche, troverete anche il link dei due giochi. Una cosa che non mi piace, quindi, è questa pubblicità eccessiva all'interno del gioco, cosa che non ritroviamo nel secondo titolo del video. E soprattutto non mi piace il fatto che ogni qualvolta si termina una missione ti porta nel player del gioco, quasi come se ti volesse con forza far acquistare un pacchetto che implica la spesa di 2-3 euro. E questo non mi piace tantissimo. Il secondo gioco, quindi notiziona numero 2 della settimana, stiamo parlando di Tekken. Vabbè, Tekken non c'è bisogno di dire nulla. Per chi non conoscesse questo titolo, ovviamente vi consiglio di andare a fare un attimo un retrofront nella vostra vita per andare a capire di che cosa sto parlando. Tekken è il gioco dei giochi, lo schiacciafacce per eccellenza che ci ha accompagnato dalla PlayStation 1, addirittura fino adesso alle ultime generazioni di PlayStation e di videogiochi per l'appunto. Tekken è uscito sul Play Store adesso in maniera ufficiale. Io lo vivo già da circa 20 giorni in maniera ufficiosa, vi consiglio assolutamente di scaricarlo, di provarlo, perché è un gioco davvero fatto molto molto bene. Non è come il primo, ossia non implica per forza acquistare qualcosa, non ti vuole forzare ad acquistare qualcosa, non c'è pubblicità nel gioco. Unica cosa che non mi è molto chiara sono le dinamiche perché non mi è chiaro molto bene a volte come far curare dei player, dei giocatori, come scaricarne degli altri. Vado avanti nelle mie missioni in maniera abbastanza un po' statica, divertendo ovviamente nei combattimenti e uccidendo i boss avversari, però non mi sono chiari tutti i passaggi perché c'è un bel tutorial iniziale, ma il tutorial iniziale spiega tutto tranne che diciamo le cure di personaggio o quant'altro. Poi non so se adesso con gli ultimi aggiornamenti che ho avuto, perché ne ho avuti già due in una settimana, hanno modificato qualcosa nella fase iniziale, fatemelo sapere qui nei commenti perché io ovviamente non ne ho potuto godere avendolo scaricato già 15-20 giorni fa.
Ebbene ragazzi, il video di oggi è tutto. Vi ho fatto vedere quali sono i titoli del momento, le notizie della settimana e i giochi che non possono mancare sul vostro smartphone. Non impegnano neanche tanta memoria, tanta batteria, e quindi vi consiglio assolutamente di scaricarlo. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre ci vediamo giovedì con un video molto particolare sulla personalizzazione del nostro smartphone Android. Quindi vi consiglio di mettere un bel like, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e restare in attesa per un prossimo video. Ciao!